qual è il piatto che lei lega alla sua infanzia, il piatto della sua memoria? Il piatto della mia, forse a mio padre, la pizza con le cipolle. Poi mio padre è pugliese praticamente, abbinava la nostra cucina con la sua. E lui faceva un risotto con cozze, zucchine, che è molto diffuso giù, però a noi Napoli no. Cozze, zucchine, patate, pomodoro, cipolla, tutto al forno a crudo e molto buono. Queste cose qua. Poi le pizze, le verdure molto buone, queste cose così. Questo mi ricorda molto mio padre. Mia mamma invece è più per la carne. Mia mamma è roast beef, queste cose, imbottiture tipo che adesso non si usano più, queste cose, la lingua di maiale, queste cose si imbottiva e si metteva al sugo. Oppure, vabbè, qualcuno anziano si ricorderà gli involtini di maiale, fegato, queste cose così che facevano, vabbè, una cucina un po' più particolare napoletana, vecchio stampo, mo si è tolto queste cose così, si mangia un po' più tranquillamente pulite forse, dicono, non lo so, però era molto più buona all'epoca che adesso.